Valcamonica fino a Edolo, la Prica, la scorciatoia di Stazzona col PL alla statale 38 dello Stelvio, la maestosa basilica di Tirano. Ecco, siamo ora in stazione a Tirano. Accanto alle ferrovie dello Stato italiane, gli impianti delle ferrovie retiche svizzere. Ma l'attenzione va al vecchio, glorioso E626 dell'associazione 383. Base a Bormio, ampia conca, luminosa, a metri 1200, scavata nei millenni dai ghiacciai e dai corsi d'acqua e poi colmata in parte dalle alluvioni. Si parte per lo Stelvio. Sono solo 22 chilometri da Bormio, ma la strada sale rapidamente attraversando il Parco Nazionale dello Stelvio. Sotto l'Austro-Ungarico Impero, fra il 1819 e il 1825, con geniale perizia, come cita la Stele, Carlo Donegari tracciò e costrusse questa meraviglia. Siamo a 2757 metri di quota. Dal passo una funivia sale ai 3177 metri del rifugio Livrio, scuola di sci estivo fin dal 1930. Ci aspetta una discesa di 14 km fino a Trafoi su una strada stretta con ben 48 tornanti e panorama sulle nevi eterne. Poi Gomagoi, Stilfs, Prad e Laas, cioè Lhasa, la nostra destinazione. Lhasa, eccoci, 900 metri d'altezza, stazione intermedia della rinata nel 2004, ferrovia della Val Venostra, fra Merano e Malles. 60 chilometri, questa ferrovia inaugurati nel 1906 dalle imperiali Regie Ferrovie Austro-Ungariche, naturalmente.
mentre scorrono le immagini della Marmor Werk, lo stabilimento di lavorazione dei marmi, un accenno storico ed obbligo. Il marmo bianco di Lhasa, detto saccaroide perché sembra zucchero in zollette, viene estratto dal 1750 dalle cave in quota di Covelano e Acqua Bianca, fra i 1500 e i 2200 metri. Al tempo il trasporto a valle avveniva con la Lizza, una via in forte pendenza armata di parati fissi collegati da guide in legno, una specie di binario. Su questo binario veniva fatto scivolare un robusto slittone chiamato traggino, caricato con il blocco da calare a valle e trattenuto in discesa da cavi d'acciaio che si svolgevano gradatamente da pioli in legno duro detti piri, il tutto con un lavoro da schiavi. Attualmente è in uso un complesso di due brevi ferrovie a scartamento metrico, un piano inclinato e una teleferica che collegano la cava di Acqua Bianca, la sola in uso, con lo stabilimento di Lhasa in cui siamo, adiacente allo scalo FS, dove fino agli anni 70 del secolo scorso era utilizzato un binario di raccordo, in parte a doppio scartamento. La ferrovia marmifera fu costruita nel 1929. Il tratto inferiore della ferrovia è lungo circa 800 metri. Il binario, lasciato lo stabilimento, attraverso una strada e poi l'adige con una piccola travata metallica e prosegue in rettifilo fra filari di mele e campi fino al piano inclinato. Attualmente sono in servizio due locomotive costruite dal TIB di Milano nel 1930, modello AA1000, numero di fabbrica 3151 per quella sul tratto basso e 3150 per quella sul tratto alto. La parte meccanica è Carminati e Toselli, hanno rodiggio due assi con due motori da 12 kW ciascuno. All'origine le locomotive erano tre, alimentate da batterie di accumulatori della Tudor di Melzo, ma per la loro fragilità e la scarsa tenuta della carica, alle basse temperature invernali della zona, venne deciso di elettrificare i due tratti della ferrovia alla tensione di 320 V corrente continua, quello superiore nel 1937, quello inferiore nel 1940. La linea di contatto fu tesa a 4 metri dal suolo, poi innalzata per motivi di sicurezza a 5 metri nel 1954. La terza locomotiva fu ceduta nel 1941 alla Ferrovia Elettrica della Val di Fiemme. Dopo un'avventurosa salita su uno sterrato, dove ci siamo anche insabbiati e faticato con l'aiuto di due crucchi locali per liberarci, ecco, siamo fra breve alla Marmor Brook, la stazione superiore della linea, quota 1350 metri, località Kalboden. Un ultimo cenno sulla storia della ferrovia. Nel 1988, installata la nuova gru a ponte a Lhasa, nella stazione inferiore, per interferenze la linea aerea fu tolta e la locomotiva in basso dotata di un motore diesel che trascina una dinamo che alimenta i vecchi motori elettrici. Nel 1993 fu tolta la linea aerea anche a questo tratto superiore della ferrovia. Il parco veicoli è ora costituito da sei pianali a carrelli, Carminati e Toselli, anno 1929, con portata di 18 tonnellate ciascuno. Thank you.
piano inclinato fu costruito nel 1930 dalla Blenkert di Lipsia con un binario di 2,5 metri di scartamento. Si estende per 950 metri e supera un dislivello di 474 metri con una pendenza di 624 mm metro. I due carrelli, della portata di 40 tonnellate, la percorrono in 16 minuti alla velocità di 3,6 km all'ora. Due addetti presenziano i carrelli in marcia e si scambiano di posizione durante l'incrocio a metà strada. Il piazzale superiore è una piccola stazione, con una rimessa all'estremità, indispensabile per la locomotiva in inverno, da cui dipartono tre binari per la manovra dei carri ed il raccordo al pozzo di arrivo del piano inclinato. La ferrovia superiore è lunga 2 chilometri e corre a mezza costa sul fianco della montagna, fra boschi di conifere, ruscelli e cascate. La locomotiva viaggia sempre a valle dei treni. Thank you.
capolinea del tratto superiore, chiamato Tenda Rossa, a 1378 metri, ha uno scambio con due tronchini affiancati che terminano in corrispondenza dell'arrivo della teleferica, che è lunga 380 metri, con un meccanismo a gru con portata 12 tonnellate. Copre un dislivello di 150 metri sulla valle del Rio Lasa, fino alla cava in galleria di Acqua Bianca. Thank you.
mia solita apparizione narcisistica alla Hitchcock. Una nota, il frenatore sull'ultimo carro del treno è sempre pronto ad azionare il freno a vite sul carro pianale per regolare la velocità lungo i tratti in discesa, comunque contenuti nel 13 per 1000. Thank you.
E una curiosità. Il marmo bianco di Lhasa, simile a quello più famoso di Carrara, è un prodotto di pregio e fu già utilizzato per edifici e monumenti che si possono ritrovare a Vienna, monumento all'imperatrice Elisabetta, a Berlino, statua di von Moltke, a Monaco, a Roma, la tomba di Pio IX. Fu usato anche per le lapidi dei cimiteri militari americani alla fine degli anni 40 del secolo scorso. Se il capolinea superiore in corrispondenza della teleferica si chiama Tenda Rossa, questo arriva a valle del piano inclinato a nome Baia del Re. Al tempo della costruzione non esistevano toponimi per queste località e furono quindi battezzate traendo spunto dalle esplorazioni artiche del generale Umberto Nobile, contemporanee alla costruzione della ferrovia.
Impianto industriale di certo singolare e unico. Sembra quasi nascosto nella Valle dell'Adige, ma è a tutt'oggi pienamente funzionante e funzionale, nonostante la sua apparenza di fuori dal tempo. Tornati in stazione a Lasa, verifichiamo la rinata ferrovia Merano-Malles, prendendo il regionale 117 per Malles. Questo treno marca Stadler, tipo GTW 2 su 6, serie Venosta, fa parte degli iniziali 8 treni della nuova prima dotazione. I treni hanno tre casse, una destinata al solo trasporto passeggeri, quella intermedia alla motorizzazione ed accessori, la terza per passeggeri, portatori di handicap e trasporto biciclette, una decina. Due motori Manda 380 kW, massa 66 tonnellate, lunghezza 39,5 metri, velocità massima 140 km all'ora.
Castelcoira, fra gli innumerevoli castelli dell'Alto Adige, certamente il meglio conservato. Costruito verso la metà del 1200 dal vescovo di Coira, Enrico di Montfort, nel XVI secolo l'antico fortezza divenne un'elegante residenza rinascimentale. Un bellissimo loggiato nel cortile interno, una loggia affrescata, una celebre armeria con circa 50 armature complete. I lavori per la costruzione della linea Merano-Malle si iniziarono nel 1904 e l'inaugurazione dei 59,8 km della linea avvenne il 1 luglio 1906. Merano è a 300 metri sul livello del mare, Malle a 1000 metri esatti. Nel 1918 la linea passò dagli austriaci alle ferrovie dello Stato italiane e fu gestita dalla seconda sezione del reggimento Genio Ferrovieri fino al 1932. Ah, la prima sezione già esercitava la Chivasso Ivrea Ostra. Dunque, nel 1934 Malles subì importanti ampliamenti dei binari, fu realizzata la rimessa locomotive e la torre idrica, che presto vedremo. Anche la stella per la giratura delle locomotive a vapore, le regine di questa linea, specie le 740. Nel secondo dopoguerra il trasporto merci sulla linea raggiunse punte di 200 carri al giorno. Alla fine degli anni 50 arrivarono le ALN 56 Breda per i treni passeggeri, nel 1975 le ALN 668 e fu una ALN ad effettuare l'ultimo treno ordinario il 9 giugno 1990. Seguirono alcuni treni speciali a vapore fino al 1992, ma le FS avevano deciso che il ramo era secco ed andava tagliato e la linea in un decennio si trasformò in una selva. Negli anni 90 iniziò una trattativa tra la provincia di Bolzano e lo Stato e nel 1996 la proprietà della Merano-Malles passò all'ente locale. Iniziarono i lavori di disboscamento e ripristino e rifacimento dei 60 ponti, 2 viadotti e 3 gallerie della linea. Furono posate rotaie da 50 kg metro senza giunti. Nell'ottobre 2003 la Stadler, società svizzera, consegnò il primo GTV. Iniziarono le corse prova e nell'ottobre 2004 il treno giunse di nuovo a Malles. La ferrovia è stata riaperta ufficialmente il 5 maggio 2005, dopo 15 anni di abbandono, con un moderno impianto di controllo, segnalamento e sicurezza dei treni. Una nota. Sulla linea sono rimasti solo 30 dei 98 passaggi a livello iniziali.
e la velocità ammessa attualmente in linea è 370 e 100 km all'ora, la pendenza massima è del 20 per 1000, il tempo di percorrenza attorno agli 80 minuti. Ma questa è solo la prima fase di esercizio. Con l'avvio della fase di esercizio 2 saranno introdotti i treni più veloci e implementata la frequenza oraria, oggi di 16 coppie giornaliere. Solo? Solo i due? Solo i due.